Ciao a tutti ragazzi, sono Ryzen ed oggi finalmente è giunto il giorno in cui andremo a riempire la nostra cartellina dell'avvento. Vi faccio ora un primo piano. Tutti in modo uno passo. Ciao ragazzi, sono Ryzen, questo è MixTube. Ed oggi finalmente andremo a riempire la nostra cartellina dell'avvento con le nostre domande dell'avvento. Sì, è una bottiglietta di succo di frutta. L'ho usata perché fa figo. Vado ora a farvi un primo piano e a dirvi come si svilupperà questa mia nuova sfida. Sono contentissimo che avete partecipato in tanti. E praticamente mi avete fatto tutti domande diverse. Ed è bellissimo. Sono felice della partecipazione. In 3 giorni abbiamo raggiunto le 24 domande ed è una grandissima cosa perché generalmente sotto ogni mio video ci sono pochi commenti. Non le raggiungo neanche 24 commenti sotto un video, generalmente. E quindi vedere che su Instagram, su Facebook, tramite messaggi privati e anche su YouTube avete partecipato in così tanti mi rende davvero felice. Un po' meno felice mi rende il fatto che io non abbia messo un limite e che quindi sono arrivate delle domande che sono una vera e propria mazzata, pesanti, e mi piace. È una sfida, ci mettiamo in gioco, no? Restate fino alla fine del video perché vorrei chiedervi come vorreste che fosse strutturato. Boo. Restate fino alla fine del video perché vi vorrei chiedere come vi farebbe piacere fosse strutturata la situazione, gli orari di pubblicazione, per esempio, oppure se avete delle preferenze sulla struttura, cioè se volete che pubblico comunque delle video ricette, anche perché in questo periodo mi sono esercitato su alcune ricette che mi sono venute benissimo e quindi sarebbe bello riproporvere. Niente, sto perdendo troppo tempo, andiamo quindi a riempire la cartellina. Come potete vedere, ho aggiunto un inserto. Qua dentro ci sono due fogli contenenti i numeri delle estrazioni. Ogni volta che darò una risposta alla domanda che mi avete fatto, mi segnerò in questa cartellina il significato che ne ho tratto, e cioè un piccolo insegnamento personale. Essendo per l'appunto una sfida personale, vorrei migliorare determinate cose e quale miglior modo di farlo se non imparando da ciò che ho fatto. Andiamo ora a prendere le nostre domande. Il procedimento è semplicissimo. Le domande sono state scritte su un cartoncino colorato, arrotolate e fissate con dei pezzi di cannuccia. Semplici, ma fanno la loro figura, o perlomeno a me piacciono. Andiamo avanti.
qua invece ho inserito i video extra e questi andranno secondo regolare programmazione. Ovviamente dovete farmi sapere voi cosa ne pensate, se devo comunque pubblicare dei video extra. Bene, adesso la nostra cartellina è pronta e ci manca soltanto di dare il via a questa nuova avventura. Grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato, grazie mille ai nuovi iscritti che hanno subito partecipato all'iniziativa. È un gesto che ho molto apprezzato. E soprattutto grazie a tutti coloro che mi hanno fatto anche più di una domanda. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, quindi, se volete i video extra. Fatemi sapere a che ora dovrei pubblicare i video risposta. Io pensavo più sul pomeriggio inoltrato, se non addirittura la sera. Sull'inserto andrò a scrivere una frase. E fatemi sapere se volete che ve le legga volta per volta o se volete che ve le dica tutte insieme alla fine, cioè il 24esimo giorno. Magari ci uscirebbe un bel video per Natale. Vi ringrazio, ricordate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di lasciare un like per supportare questa mia nuova sfida che voi state facendo insieme a me ogni giorno, supportando il mio sogno. Grazie. Da Ryzen.